80 minuti di amministrazione controllata del vantaggio, 10 minuti di preoccupazione motivata dopo il gol di Laudrup. La Juventus sconfigge per 2-1 la Lazio, affidandosi ai versi del solito Platini e alla prosa del ritrovato Boniek. I padroni di casa preferiscono stanare gli avversari piuttosto che aggredirli, invitandoli a scoprirsi e guadagnando spazio per le sortite degli stranieri. Al 12esimo una staffilata di Boniek, deviata da Podavini, sancisce l'1-0. La girandola bianconera stordisce i biancazzurri, scesi peraltro in campo con grande mordente nelle marcature. La Lazio ribolle a centrocampo a furia di pressing, ma evapora in avanti, orfana di punte, nonostante l'impegno di Batista e Cupini. Platini si improvvisa incontrista e Penzo serve Boniek, che prenota il palo. A fil di palo, infatti, di lì a poco, finiranno anche le conclusioni di Rossi di testa e di Cabrini di piede su punizione. La Juventus cerca il raddoppio affidandosi ai calci piazzati. Cabrini, su battuta di Boniek, che centra il legno e sfodera la stizza. Come si vedrà, il tiro viene deviato da Orsi mentre D'Amico vigila sulla linea. Il secondo tocco del terzino non ha esito. Prima della fine del tempo, Boniek approfitta di un rimpallo, ma non della super occasione. Si abbatte sul portiere e si scusa, a modo suo, con Platini. Dopo la batosta di Coppa Italia, in Gentile e Bonini soprattutto, la Juventus ritrova la voglia di mordere e soffrire. Lo stesso Gentile, in avvio di ripresa, è protagonista di un episodio controverso, intervenendo così, in piena area, su Manfredonia. Alla 17esimo Bonini, il più continuo dei bianconeri, mette le ali a Boniek, che viene affrontato da Spinozzi e Podavini. Pieri opta per il rigore, destinato a mitigare gli ardori biancazzurri. Platini contro Orsi. Il portiere non sbaglia angolo, ma non basta. Testa o cuore? Dopo la rete, il francese opta per la seconda soluzione e rivisita De Amicis, con questo gesto di solidarietà nei confronti dell'avversario battuto. La Lazio è scossa, si scontrano Spinozzi e Manfredoni e Platini di esterno destro, pilota la palla direttamente dinanzi ai piedi di Rossi, al quale si oppone ancora Orsi. Il discepolo Laudrup, dopo lungo torpore, accorcia le distanze al 26esimo. Compasso, triangolo e gol, con nordica freddezza. Ascoltiamo ora le versioni di Manfredonia e Bonini in merito all'episodio del penalty reclamato in campo e negli spogliatoi dagli uomini di Carosi. Ci siamo scontrati Gentile con Tacconi e stavo calciando ed è arrivato da dietro Gentile, però sicuramente l'abito era coperto. Infatti ne ho parlato con lui e mi ha detto appunto che era, non ha visto bene. Per me non era rigore. Diciamo che se guardiamo le occasioni sbagliate siamo molto vantaggi noi perché abbiamo avuto tantissime occasioni, perciò non è che si può guardare se c'era il rigore o no. Bisogna giudicare tutto nell'arco della partita. Prima e dopo il match si sono registrati assurdi incidenti fra tifosi di Torino e di Roma. 3 arresti, 2 feriti, tutti giovanissimi. In campo nemmeno un ammonito. Il cartellino rosso di questi tempi lo meritano solo i teppisti.